tutte ragazze, io sono Sara e benvenuti in questo video. Come avrete capito dal titolo, questo qui è un video book haul e ho esagerato in una maniera assurda, cioè non ho mai comprato così tanti libri in vita mia. E non solo libri, ho anche comprato un sacco di manga. E oltretutto, se vedete qualche cosa che non quadra in questo video, sì, ho il rossetto nero. E non è in verità un vero e proprio rossetto, ma è una matita per le labbra, è una matita per gli occhi, ma solamente questi esperimenti li faccio solamente a casa, non vi preoccupate, non sono così schizzata, però mi piacciono queste prove, quindi iniziamo subito. Allora, i primi libri che vi faccio vedere non sono propriamente per me, perché li ho comprati per mia nonna, in quanto anche a lei piace molto leggere, ma che si lamenta sempre perché vado sempre a casa sua e non gli compro mai nuovi libri. E quindi stavo ad una bancarella in giro per strada e vendevano tutti i libri ad un euro, e quindi ho preso l'occasione per comprargli qualcosa, e quindi vi farò vedere questi libri velocemente. Allora, Gorgi Park di Martin Cruz Smith, Patricia Cornwell, Post Mortem, sempre Patricia Cornwell, Il libro dei morti, altro libro Princess Daisy di Judith Kranz, altro libro Il discepolo di Elizabeth Kostov, L.A. Confidential di James Ellery, e per ultimo La ragazza che giocava con il fuoco di Stieg Larsson. Anche questi, tutti questi quali vi faccio vedere appunto alla parità di un euro, e devo dire che comunque alla fine sono un vero affare averli comprati. Sono stata molto contenta perché così almeno potrò fare felice mia nonna. E sempre dello stesso banchetto ho trovato questo libro, che in verità il libro non è, è in inglese, però non lo leggerò mai, l'ho preso solamente perché credevo che era stupendo. E sto parlando della Sacra Bibbia, credo che sia Sacra Bibbia perché c'è scritto Holy Bible, Bibbia, non lo so. Ed è, credo sia pelle bianca, appunto con queste scritte d'oro, e ha le pagine dorate. Ed è una cosa, cioè ragazze, non ho mai visto la Bibbia così bella. Io non sono credente per niente, ma cioè questa Bibbia è una cosa assurda. Solamente in inglese poteva essere in questo modo. E quindi l'ho dovuta prendere anche perché costava solamente un euro. E cioè, scusatemi se la luce fa veramente schifo, ma purtroppo io decido sempre di registrare i video quando c'è brutto tempo fuori, e a parte che adesso cominciamo ad inoltrarci in ottobre, insomma, quindi non ci saranno neanche più giornate belle con il sole, e quindi dovrò fare tutte quante con le luci artificiali, e infatti ne ho accese tutte quelle che avevo, ma credo che comunque sarà un video molto buio. Poi continuiamo. Qualche tempo fa avevo fatto su questo canale un video per quelli che erano dell'Emilia Romagna o di Bologna, dove qui a Bologna appunto c'erano dei negozi dove, insomma, per comprare libri, per fare dei veri affari, insomma. E uno di questi posti era appunto il Book Crossing, che credo sia stato fatto proprio dal comune, ed è veramente un buchetto, però se uno ci sta attento comunque qualche cosa di buono trova. Il Book Crossing, per chi non lo saprebbe, è una specie di scambio di libri, cioè io vado lì, magari porto quei libri che non leggo, li do in cambio senza pagare niente, in cambio mi danno altri libri che scelgo io naturalmente, e vi faccio vedere quello che ho trovato. E sono veramente stata entusiasta di trovare questi libri, veramente, a parte che sono tutti quanti in ottime condizioni o quasi, ma oltretutto libri anche che cercavo da tanto tempo, che non li ho pagati niente. Quindi mi raccomando ragazzi, se siete di Bologna andate a questo Book Crossing, sta vicino a Santo Stefano più o meno, per chi non sapesse. Comunque vi lascio qui sotto il link dell'altro video che ho fatto e vi faccio vedere quello che ho preso. Ho preso Pugacev e dintorni, c'è scritto 1959-1963 ed è un fumetto che però non ho preso per me, ma ho preso per o mia nonna o mia madre, insomma uno dei due, perché visto che sapevo che era abbastanza vecchiotto, insomma, che comunque mia madre poteva conoscerlo, allora l'ho voluto prendere. Altro libro, come sapete sono amante dell'Egitto, ho voluto prendermi un Egitto, volevo prendermi un Egitto intero, la prossima volta anche una villa a Miami. Mi sono presa Antiche Sere di Norman Mailer,
e dovrebbe parlare naturalmente dell'Egitto, però ci dovrebbe essere una specie di giallo, non ho capito perché. Ho visto solamente, non me lo ricordo neanche la trama, però mi ricordo che parlava degli egiziani e l'ho preso. Il seme del male di Harris, di Joan Harris, questo qui lo vedevo tantissimo tempo fa a MediaWorld, però vabbè, sono passati 6-7 anni e non l'ho più visto e non sapevo più dove andarlo a cercare, e per fortuna l'ho trovato lì. Cioè è nuovo, ragazzi, non lo so, io non so più che cosa fare per consigliarvi questi posti dove, cioè, sarete felici voi e il vostro portafoglio. Questo libro appunto che è nuovo, l'unica pecca è qui, credo che l'abbiano acciaccato, non so in quale modo, qui è leggermente rovinato, ma cioè niente di che. Poi altro libro che sono stata entusiasta di trovare è Iris, i sogni dei morti, perché è di Maurizio Temporin. Io ho tutta la trilogia, solamente che ho il primo che è in cartonato, il secondo e il terzo che mi sono stati regalati dalle mie cugine, che sono in brochure, perché non, diciamo che sono quasi introvabili queste copie, oppure costano uno scoppio della testa. E oltretutto, una cosa che mi ha sempre dato fastidio è che il primo e il secondo l'hanno fatto cartonato, mentre il terzo l'hanno fatto in copertura morbida, e mi dà la testa queste cose, mi parte proprio l'embolo. E appunto ho preso questo qui e ve l'ho fatto solamente vedere, l'ho lasciato fino adesso fuori perché l'ho preso proprio all'inizio di settembre, l'ho lasciato fuori finché non mi sono decisa a fare il video. Altro libro di Carlo Ruiz Zafón, Il gioco dell'angelo. Non ho ancora letto l'altro che avevo preso al mercatino dell'usato, ma visto che ne parlano tutti quanti bene, l'ho voluto comunque prendere. Poi un giorno sono andata al centro di Bologna, non sapevo cosa fare, naturalmente mi sono recata al libraccio e per fortuna ho trovato Le fiabe di Beetlebardo di J.K. Rowling in questa edizione blu molto figa, molto fashion, e invece di pagarlo 10 euro l'ho pagato 5 euro a metà prezzo, e quindi l'ho voluto prendere. Poi sono andata al mercatino dell'usato e stavo puntando questo libro già da un po', e alla fine, visto che era scaduto i 60 giorni, il prezzo è diminuito e mi sono comprata Jurassic Park di Michael Crichton. Questo libro ce l'avevo quando ero già a Roma, però avevo letto tipo le prime 10-20 pagine, però mi ricordo che era veramente noioso, però era quel periodo in cui stavo passando, diciamo, dai piccoli brividi a nuovi libri e, cioè, per persone un po' più adulte, diciamo che secondo me non era il momento giusto per leggerlo, e quindi l'ho ridato via. Ho voluto acquistare per forza la stessa copia identica a quella che avevo giù a Roma in copertina rigida, perché mi fa ricordare quel periodo, e questa copia qui veniva a 1,50 euro, me l'ho pagata a 70 centesimi per un libro. Poi altro acquisto che io sono rimasta un attimo lì allibita, tipo oh mio Dio, non ci credo, ho trovato un libro che insomma è abbastanza famoso ormai e tutte quante o la maggior parte ne parlano bene, e l'ho voluto acquistare anche perché costava veramente veramente pochissimo, e sto parlando di After di Anna Todd, e è naturalmente il primo volume, e l'ho trovato ad un costo veramente irrisorio, cioè 2 euro ragazzi, quindi l'ho voluto prendere per forza, anche perché costava 14,90 euro e io l'avrò pagato un decimo di quello che costa, e visto che costa 2 euro l'ho voluto prendere appunto, infatti sono ancora scioccata perché sono riuscita a trovarlo. Poi un altro giorno sono andata sempre al mercatino dell'usato dietro a casa mia e ho trovato questi libri che sono veramente una cosa spettacolare, e anche se sono libri per ragazzi l'ho voluti per forza comprare, anche se ci ho pensato un pochettino perché costavano abbastanza per i miei canoni. Di solito al mercatino dell'usato cerco di prendere sempre comunque libri che costano meno, ma questi libri qua li ho dovuto comunque comprare perché sono veramente una cosa bellissima, e sto parlando della collana di Thea Stilton, Principessa dei Ghiacci, che è il numero 1, e costava 3,50 euro,
Però, cioè, io sono rimasta affascinata da queste copertine, sono veramente bellissime. Poi all'interno c'era anche un segnalibro molto carino con il cardellino. E l'ho voluto prendere e... è una cosa troppo bella. Comunque credo che mi hanno trollato perché dovrebbero avere le sovraccopertine, però sono belli anche così, non fa niente. E mi sono presa l'1, il 3, cioè la principessa del deserto, e il 4, la principessa delle foreste. Se c'era anche il 2 lo prendevo, ma purtroppo non c'era. Poi ultimi acquisti fatti praticamente ieri. Il fiume a nord di Carlotta De Malas. Allora, questo libro non l'ho mai sentito nominare in vita mia, solamente che mi ha attirato tantissimo come era fatto, la figura soprattutto come era fatto, e oltretutto è un cofanetto. Dietro è fatto in questo modo. È un cofanetto, praticamente si tira fuori il libro. E questo qui è il libro, cioè è veramente spettacolare. Poi all'interno ci sono anche delle figure. Questo qui devo dirlo che l'ho pagato 5 euro. E, infatti quando sono andata alla cassa un pochettino me ne ero pentita. Però alla fine l'ho voluto comunque comprare perché secondo me è bellissimo. E non vedo l'ora anche questo di leggerlo, e voglio anche di questo qui farvi una piccola recensione. Io vi dico che non è che non voglio fare recensioni, perché chissà che cosa, solamente che non sono brava proprio a spiegarmi io come persona, e quindi lo trovo molto difficoltoso spiegarmi appunto con la gente. Non sono proprio brava, non sono mai stata brava, e quindi è per quello che sono... di solito non faccio i pre-pap, oppure faccio proprio le recensioni in sé. Comunque, questo libro. Poi un altro libro che sono rimasta veramente scioccata di averlo trovato lì è stato uno della serie di Sfortunati Eventi, che è il numero 13, che è la fine praticamente. Per chi non lo conoscesse, è... poi ieri quando... un altro libro che sono stata felicissima di acquistare e non ci credevo quando l'ho visto è Una serie di sfortunati eventi, la fine, che è praticamente il 13° volume ed è praticamente la fine di tutta la serie. Purtroppo io sono riuscita a trovare sempre al mercatino dell'usato lo stesso, fino dall'1 al 9, e li avevo comprati tutti quanti e venivano 3 euro. Sono stata felice perché ho trovato appunto l'ultimo. E adesso cercherò di trovare gli intermedi. È molto molto carino, quindi ve lo consiglio di leggerlo. Però vi dico che comunque è una serie molto ripetitiva, quindi non la leggete tutta quanta ad un fiato, perché sennò dopo un pochettino vi stanca. Io infatti l'ho letta piano piano e ancora non ho letto il numero 8 e il 9. Quindi andate con calma, perché sennò dopo vi... è troppo esagerato. Altro libro che non potevo lasciare lì sopra gli scaffali e che qualcun altro poteva comprare, e anche questo qui mi sono sorpresa di trovarlo oltretutto, sto parlando di Kane Chronicles, Il Trono di Fuoco di Rick Riordan. Partiamo dal presupposto che io non ho letto neanche un libro di Rick Riordan, però ne parlano così tanto bene che voglio iniziare a leggere la saga di tutti i suoi libri che ha fatto. Insomma, so che questo qui è il secondo della trilogia, della serie, della trilogia di Kane Chronicles, però costava 4 euro e non ho potuto resistere, anche perché il prezzo originario è di 17 euro e l'ho pagato pochissimo ed è in condizioni più che ottime, e quindi me lo sono comprato. Per chi magari leggesse appunto Rick Riordan, da quale serie dovrei partire? Dovrei partire da Percy Jackson, quello degli dei e dell'Olimpo, quello lì, perché mi serve un consiglio, perché vorrei iniziare a leggerlo ma non so da dove iniziare. Per favore, datemi una mano.
Allora, questi qua erano tutti i libri che ho comprato fino adesso e oltretutto ho fatto anche degli scambi che spero mi arrivino in questi giorni, insomma, perché come avete visto ho fatto un book haul, vi lascio qui sotto il video, e li ho messi anche su un sito su Facebook, su un gruppo su Facebook che si chiama Compro Vendo Scambio e praticamente ho scambiato dei libri in cambio di altri, insomma, ho scambiato i miei per degli altri e spero nell'onestà di queste persone che me l'hanno inviata, anche perché molti ne ho fatto con il pacco ordinario e ho veramente la fobia di che questi libri vengano persi. Però speriamo bene, insomma, che siano abbastanza oneste. Solo con una persona ho fatto il pacco raccomandato, ma perché c'erano 4 libri all'interno e quindi non mi andava di rischiare. Sono stata felice anche perché appunto ho fatto molti scambi e non vedo l'ora che arrivino. Intanto vi faccio vedere i manga che ho comprato, ragazze, perché non sono finiti qua i libri, ma ci sono anche i manga. Ragazzi, io credo che un book haul così non l'abbiate mai visto. Un giorno sono andata di nuovo al mercatino dell'usato, come sempre, io ormai sono stabile lì, mi potrebbero praticamente prendere a lavorare. Praticamente era da qualche mese che facevo il filo a qualche manga e così alla fine è arrivato il fatidico giorno che c'era, che erano passati 60 giorni e quindi tutti i fumetti che volevo comprarmi erano a metà prezzo ed è stata la fine. Allora ve li faccio vedere e spero che non moriate sul colpo. Allora, non so per quale ragione mi era venuta la fissa per il fumetto di Never Girl High. Diciamo che ne ho sempre sentito parlare benissimo e ho sempre sentito persone che dicevano che li avevano comunque, era un manga che li aveva formati e quindi l'ho voluto comunque prendere visto che era a veramente un costo irrisorio. Allora, calcolate che tutti i fumetti erano costavano 1 euro, ma appunto io dopo 60 giorni l'ho pagati 50 centesimi. E quindi ho acquistato il primo, il secondo, il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono, il decimo, l'undicesimo, il dodicesimo, il tredicesimo, mi cadono i libri, il quattordicesimo, il quindicesimo, il sedicesimo, no, è il diciassettesimo, ok, li poso, il diciottesimo, il diciannovesimo, è il 20° volume, ragazzi, quindi praticamente mi sono comprata 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, mi sono comprata 16 volumi e li ho pagati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 euro e li ho pagati ben 8 euro. Cioè, ragazzi, è un affare, ragazzi. Cioè, solamente due di questi qua spendevo 8 euro e invece con 8 euro mi sono comprata la saga intera. Poi sono andata naturalmente da Alessandro Distribuzioni e mi sono comprata i volumi che mancavano a 2,90 euro l'uno e ho comprato il 3, il 4, il 5 e il 16°. Naturalmente con questi qua praticamente li ho acquistati, ho speso quasi 12 euro, ragazze, e ne ho comprati solamente 4. Questi qua sono 16 e ne ho pagati 8, cioè rendetevi conto. Poi sempre lo stesso giorno che ho acquistato i fumetti, i manga di Never Girl High,
C'erano altri fumetti, altri manga che mi interessavano, che ultimamente diciamo che c'era andata abbastanza in fissa, e sto parlando di One Piece. In effetti sì, mi sono comprata anche i fumetti di One Piece, solamente che partono dal numero 12, e anche questi qua costavano 1 euro, ma li ho pagati 50 centesimi. L'unico, sono tutte in perfette condizioni, l'unico che è rovinato è appunto il 12esimo, che è proprio rotto. Cioè l'ho visto, però ho detto vabbè, non importa, tanto per 50 centesimi lo posso anche comprare, anche perché costano 4 euro, e c'ha anche delle pagine che si sono staccate, ma sinceramente non è un problema per me. E appunto ho comprato il 12, il 13, dove stanno? Il 14, il 15, il 16, il 17, il 18, il 19, riposo perché pesano, il 20, il 21, il 22, il 23, il 24 e per finire il 25. E praticamente sarebbero, mi pare, una ventina di volumi. Aspettate, sono 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 volumi, e l'avrò pagati 7 euro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 euro. Quindi 14 volumi e li ho pagati 7 euro, ragazze. È una cosa assurda il mercatino dell'usato. E comunque appunto sono tenuti abbastanza bene, a parte il 12esimo. Poi cercando su internet, appunto queste edizioni sono quelle vecchie, quelle con la costina blu sono le edizioni vecchie, perché adesso ci sono le nuove edizioni che costano di meno. Però mi sono sempre piaciute di più queste qua con la costina blu. Sono andata a cercarle su internet il restante, e naturalmente non l'ho trovato il tutto, però sono riuscita a trovare 8 volumi, e ho preso il numero 1, il numero 4, il numero 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Questi qui li ho pagati praticamente 13 euro, ragazze, sono 8, naturalmente inclusa la spesa di spedizione raccomandata. E niente ragazze, anche questo book haul è finito. Io spero che vi sia piaciuto e che vi abbia tenuto compagnia. Al più presto vi farò comunque una recensione almeno di qualche cosa. Sicuramente vi farò una recensione su un'autrice che ho riscoperto, perché amo alla follia. Niente, questi video che ho fatto oggi saranno lunghi, tipo 30, 40, 50 minuti, ma non fa niente. Ci vediamo alla prossima. Un bacione, ragazze.